Qualcuno ti dice buon viaggio quando ti vede andar via pronto per un lungo cammino, per vedere cose, i posti, per scoprire tesori che ancora non sai. Tu dici grazie e poi parti e non ci pensi più, perché pensi soltanto al tuo viaggio che sta per cominciare ed è la cosa più importante di tutte. O almeno così sembra. Sono anche meglio dei sassolini, esclamò Hansel, e se ne imbottì le tasche. Anch'io voglio portarne via un po', gridò Gretel, e se ne riempì il grembiule. Che pareva insormontabile. Spesso ho perso la strada e allora ho capito che il mio non era un viaggio compiuto per raccogliere informazioni, ma per perdermi, per scoprire il mondo. Oh.
Non c'è nave che possa con un libro portarci nelle terre più lontane, né c'è corsiere pari ad una pagina di poesia che balza e che si impenna. Questo viaggio può farlo il miserabile, senza la pressione del pedaggio, e se frugare il carro che trasporta l'anima dell'uomo. Dappertutto ci sono fili. I fili sono diversi, come sono diverse le persone. Possono essere sottili e forti, leggeri e robusti. Certi fili si chiamano legami. Sono invisibili, ma molto tenaci. Le strade sono fili che uniscono le persone. Ci sono fili che è bello seguire, per scoprire che cosa c'è in fondo. Uno ti dice buon viaggio quando ti vede pronto per andar via e non sa dove vai e nemmeno perché, ma crede che tu sappia tutto. E invece non sai niente. A volte non sai niente nemmeno alla fine, perché non sai se quella è la fine o se è solo una tappa. Perché sei già pronto per cominciarne un altro.